Una cifra allucinante subito la riforma del lavoro, proprio mentre in corso il quarto Consiglio dei Ministri dell'era Renzi arrivano i drammatici dati sulla disoccupazione, peggiori dal 77, con 690.000 giovani senza lavoro, dati che fanno impallidire, che spingono il neo premier all'accelerazione. Sarà, promette Renzi, il primo provvedimento, interverremo anche con il taglio del cuneo fiscale, aggiunge il ministro del lavoro Poletti. Intanto si completa la squadra di governo nel Consiglio dei Ministri, non senza momenti di tensione, via libera alla nomina dei nuovi sottosegretari. Sono 44, di cui 9 viceministri, diverse le conferme ma anche molti volti nuovi. Il numero totale dei membri del governo tocca così quota 62, uno in più del precedente esecutivo. Ma oggi il Consiglio dei Ministri si è occupato anche del delicato dossier sulla capitale. Dopo il botta e risposta di ieri tra il sindaco Marino e il premier in seguito al ritiro del decreto Salva Roma, oggi è stato varato un nuovo decreto legge nel quale sono previsti circa 500 milioni di euro necessari per mettere in sicurezza il bilancio della capitale e ad assicurare stipendi e servizi. Ma, spiega il governo, il Comune di Roma deve presentare un rigoroso piano di risanamento finanziario e di aumento delle entrate. Dal Consiglio dei Ministri via libera anche alla rimozione della cosiddetta web tax e all'aumento della TASI, la tassa sui servizi indivisibili dei comuni.